Vogliamo parlare di Rizzoli? Vogliamo commentare le parole di Rizzoli in merito all'episodio del calcio di rigore dato al Milan contro il Torino? Ok, allora per farlo dobbiamo partire dalla filosofia e dobbiamo avvalerci delle parole di Umberto Galimberti, che parla della tecnica. La tecnica, che da strumento nelle mani dell'uomo è diventata il soggetto della storia. La tecnica governa il mondo e l'uomo è ridotto a funzionario dei suoi apparati. La struttura della tecnica è la forma più alta di razionalità mai raggiunta dall'uomo. Ottenere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. I suoi valori sono efficienza e produttività. E tutto quello che l'uomo è di irrazionale, come l'amore, l'immaginazione, il sogno, finisce per essere messo fuori dalla storia. Ad una tecnica diventata padrona del mondo non possiamo contrapporre né l'etica né la politica, in quanto l'etica e la politica non possono chiedere alla tecnica che può di non fare ciò che può, dato che non si è mai visto nella storia che uno non fa quello che può fare. L'etica quindi diventa patetica nei confronti della tecnica. Ecco, direi che questa è la definizione di VAR, da un punto di vista filosofico. Da un punto di vista pratico, invece, e poi andiamo alle parole di Rizzoli, il VAR può essere utilizzato esclusivamente in quattro casi: assegnazione di un gol, assegnazione di un calcio di rigore, espulsione diretta, errore di identità, scambio di giocatore. Sono previste tre fasi. Nella prima, gli arbitri e gli assistenti addetti al sistema VAR segnalano al direttore di gara una situazione da verificare e una decisione arbitrale da rivedere. Nella seconda, gli addetti al VAR rivedono le immagini dell'azione di gioco dubbia in video e informano il direttore di gara su quanto è effettivamente accaduto. Nella terza, l'arbitro può confermare o rettificare la sua precedente decisione. Che cosa dice Rizzoli? Dice che quello di Milan-Torino, con il fallo di Belotti su Brahim Diaz, è un episodio molto difficile e borderline. Gli arbitri, in quel caso era Maresca, dal campo, hanno valutato che Belotti è intervenuto sul pallone. Sia arbitro che assistente al microfono hanno ripetuto più volte che Belotti ha preso il pallone. Noi non avremmo voluto, nel caso specifico, l'intervento del VAR, perché il VAR va solo a cercare gli indizi perfetti di frame, poco prima o poco dopo, che testimoniano un contatto tra le ginocchia dei due giocatori. Possiamo essere di un'idea o dell'altra, e sono proprio queste le situazioni in cui la tecnologia non deve intervenire. Tanto che l'arbitro davanti allo schermo chiedeva al suo assistente VAR l'immagine a velocità normale e non rallentata. Ecco, direi che questo è il miglior modo per introdurre l'argomento. Dopodiché io, sinceramente, sapete che non sono un grande appassionato di queste cose. Odio il VAR, detesto questa tecnologia applicata al calcio, a meno che non si tratti di un qualcosa di oggettivo e di immediato, come la goal line technology, che è uno strumento che indubbiamente serve, utile e toglie ogni dubbio, senza possibilità di essere contraddetto, mentre tutte le altre applicazioni del VAR sono comunque delle applicazioni soggettive, cioè sono delle applicazioni che ricondotte a un regolamento che, in quanto imperfetto, perché la natura degli interventi in una partita di calcio è imperfetta, è soggetta all'interpretazione. Punto e basta. Questo è il discorso. Un'apparecchiatura come quella del VAR, che, come dice Rizzoli, deve valutare frame dopo frame un'azione di una partita di calcio, è quanto di più stupido e assurdo si possa intendere per uno sport come il calcio, che è uno sport di contatto e di movimento, dove le azioni sono determinate dalla loro velocità, dalla posizione in campo, dalla bravura e dalla furbizia di certi giocatori. E quindi la valutazione frame by frame di ogni azione sta a significare che noi andremmo ad analizzare dei contatti che a velocità reale ci danno un'impressione, ma che magari poi analizzati frame dopo frame risultano essere un'altra cosa. E questo non è possibile, perché se noi andiamo a guardare un'azione rallentata, questa non sarà mai, diciamo nei casi eclatanti, non sarà mai come l'azione reale. Il rigore dato a Brahim Diaz per fallo di Belotti, a mio avviso, era un rigore che si doveva vedere, dove non ci sarebbe voluto il VAR per stabilire che quello era un contatto. Perché? Perché a velocità normale si vedeva che Brahim Diaz si scontrava con Belotti, il quale si frapponeva.
Ecco. Quindi il grande discorso non è tanto sulle scemenze di Rizzoli, che parla di uno strumento che è stupido, perché quando tu parli di una cosa che è sciocca diventi automaticamente sciocco anche tu, perché se stiamo a discutere sul fatto che il VAR non doveva intervenire in quel momento, cosa che non è vera, perché da regolamento il VAR interviene quando a video si rivede l'azione e si giudica che sia meglio che l'arbitro vada a rivedere, perché probabilmente la valutazione fatta in presa diretta non è corretta. Bene, primo punto. Poi veniamo al secondo punto. Il punto fondamentale, ripeto, non sono tanto le sciocchezze che dice Rizzoli, quanto il fatto che, innanzitutto, vi do il contentino, ecco, innanzitutto, allora, adesso viene tirata fuori questa questione, nell'episodio specifico si parla del rigore per il Milan, perché si accusa il Milan di ricevere tanti rigori, ecco, adesso qualcuno sarà contento. Bene, ma tornando ad essere seri, la questione è che gli arbitri sono scarsi. Questo è il punto fondamentale. Qui non è inutile parlare del frame, del microframe, della frazione di secondo, del contattino, della scivolatina, della spintarella. Gli arbitri sono scarsi e non sono nemmeno aiutati da un regolamento che, dopo essere stato approvato per 40 anni e accettato nelle sue interpretazioni, adesso, dato che c'è lo strumento tecnologico, non si accetta più, il tifoso non accetta più che ci possa essere l'interpretazione del regolamento, perché noi abbiamo visto quante volte abbiamo visto la stessa situazione giudicata una volta così, una volta colà, una volta così e una volta colà, quante volte, ecco, allora non c'è uniformità nell'interpretazione, perché il regolamento del gioco del calcio non può non essere in alcuni suoi aspetti interpretabile. Allora a questo punto la valutazione che si fa è una valutazione soggettiva. Nel momento in cui la valutazione è soggettiva, lo strumento tecnologico non serve a nulla. Non serve a nulla perché, ripeto, l'applicazione della tecnica di cui parlava Galimberti, che toglie il sogno perché riduce, diciamo, la valutazione dell'uomo e l'annulla, ecco, a quel punto può essere applicabile solo su questioni che siano assolutamente, totalmente quelle, cioè che non possano essere in alcun modo discusse. Il pallone oltre la linea è oggettivamente il pallone oltre la linea, non ci sono interpretazioni. Per tutto il resto si deve ricondurre a quelle che sono le interpretazioni. Poi oltretutto, non solo, chiaramente, diventano ridicole le parole di Rizzoli nel momento in cui va a contestare il fatto che il VAR dovrebbe analizzare frame dopo frame, eccetera, no? Che tra l'altro sa anche un po' di supercazzola, ma e poi, ecco, detto fra noi, anche in un episodio dove, sinceramente, ripeto, il rigore andava visto a velocità reale e dove non è che poi ci sia tanto, adesso ci sono casi ben più eclatanti, comunque lasciamo perdere. Se ad esempio, ecco, volendo parlare del Milan, avessi discusso del rigore dato sull'intervento, anzi dato poi tolto sull'intervento di Tonali, mi pare fosse su Verdi, ecco lì magari poteva essere un caso eclatante e un caso dove ricondurre un certo tipo di discorso. Ma qui la questione, ripeto, è che uno, gli arbitri sono scarsi, non c'è niente da fare, la classe arbitrale italiana non ha più talenti, e poi gli arbitri sono anche, devo dire la verità, poco aiutati da questi strumenti, perché nel momento in cui tu utilizzi uno strumento tecnologico, lo vai a rivedere, magari in quel momento sei anche in preda, come dire, allo sforzo fisico, sei in preda a una partita magari piuttosto accesa, la partita subisce un'interruzione che nulla ha a che vedere con questo sport, niente, proprio niente, perché le interruzioni per le majorette, per gli sponsor, per le pubblicità, e queste cose qui sono cose americane, di sport americani, dove per loro cultura e tradizione in tutto quello che fanno una parte deve essere show. Ecco, da noi il calcio è un'altra cosa, il calcio è uno sport di ritmo, uno sport di entusiasmo, uno sport di passione. Allora, dicevo, anche l'arbitro che si trova a doversi ricordare 157 cavilli del regolamento, che poi tra l'altro viene cambiato ogni anno, perché una volta così, una volta colà, si riparla della luce sul fuorigioco e tutte queste cose qua, no? Ecco, allora deve ritrovarsi lì a decidere guardando un'azione che lui deve valutare nel momento in cui è avvenuta, quindi
la guarda a velocità normale, poi però, siccome Rizzoli ti ha detto questa cosa qua, tu ti ricordi, per non andare contro a lui, ti ricordi che devi anche valutare frame dopo frame. Allora qual è la tua valutazione? La tua valutazione avviene sulla dinamica dell'azione, che sarebbe quella giusta, oppure sulla valutazione frame by frame? Ecco, allora io dico, se noi sommiamo la tecnologia che non aiuta, gli arbitri che sono scarsi, arriviamo a quello che dice Rizzoli, sostanzialmente. Ecco, questo è il mio giudizio su questa vicenda.